entra nella Hall of Fame del calcio italiano Elisabetta Vignoni. È un'emozione, più che altro non me l'aspettavo, e poi in mezzo a questi campioni che sono sempre stati anche i miei idoli, tra virgolette, Gullit poi, la buona milanista. No, è emozionante, poi questa sala è una location che meglio di così non si poteva proprio trovare. Bello, bello, sono emozioni, insomma, sono ancora qui galvanizzata. Sono gol che risalgono proprio ai miei anni 80 addirittura, quindi bei ricordi, bei ricordi. Sentivo anche i colleghi che erano sul in parte a Gullit, a Bruno Conti, così, che si vivevano insomma gli anni della gioventù. Con lo stesso orgoglio, la stessa passione di sempre, Elisabetta Vignoni. Una maglia della nazionale, anche l'ultima che ho, veramente, che avevo, risalente proprio agli anni prima dell'80, quando non c'era ancora la FIGC. Beh, sicuramente è più organizzato, sotto livello proprio tecnico-tattico, è un calcio diverso dai miei anni, come lo è anche per il maschile, comunque, si è visto anche dai filmati, no? È la strada giusta, come dicevo prima, di associare appunto le squadre femminili al maschile, o che il maschile si tiri sul settore femminile di categoria e passare poi anche a un livello professionistico per dare modo a queste ragazze di pensare ad allenarsi tutti i giorni bene per arrivare poi a certi traguardi, specialmente anche in nazionale. Alle ragazze come alle mie, insomma, ne ho un'ottantina a casa, proclamo sempre le regole, il rispetto dell'avversario prima di tutto, dei luoghi dove si va, indossiamo una maglia, quindi portiamo anche in giro il nome di una società, di una proprietà che penso sta facendo il meglio che può, e l'ordine, io sono un pochino cresciuta con queste regole e quindi cerco anche di trasmetterle. Sai, tante cose nel cuore, il calcio mi ha dato tanto, ho girato il mondo, ho conosciuto persone splendide, ci sono stati anche momenti tristi. Mi ha cresciuto, devo dire, mi ha cresciuto. Ragazze, credeteci sempre, i sogni si realizzano e questo è uno.